bando alle ciance, io vado subito a presentare Davide Bianchi che è qui con noi. Benvenuto, buongiorno. Ancora non ti sento, ma secondo me siamo per risolvere, anzi abbiamo già risolto. Ecco. Eccoti qui. Buongiorno Davide. Ciao. Prontissimo? Pronto. Io so che tu hai preparato il talk, quindi noi lo mandiamo, ma è tutto nuovo. Il titolo è Cube Green. Ci parli di Kubernetes e di energia, che è un tema che mi sta molto a cuore. Esatto. Che sia a cuore in generale al mondo, almeno dovrebbe essere un tema che sta a cuore un po' a tutti, perché senza un po' di sostenibilità forse a monte non esistiamo noi, però tu ce ne parli sotto l'aspetto, diciamo, dei sistemi, dell'infrastruttura un po' più tecnico. Esatto. Allora io sono molto curioso, so che sei tech lead in Mia Platform, che è un'azienda sì. che fate? È una piattaforma digitale. È per semplificare con lo sviluppo di applicazioni nei cloud native. Ok, allora magari poi dopo ci racconti altre due cose su Mia e su quello che fai. Sì. Noi però intanto ci ascoltiamo il tuo talk che parla proprio di sviluppo del software e impatto ambientale. Hai un po' di esempio, qui leggo la parola Bitcoin, che anche questa è una cosa su cui ho molta curiosità. E su cui si fanno chiacchiere in cui sembra che tutti abbiano ragione, ma nessuno ce l'ha alla fine, e quindi sono molto curioso. Ci vediamo dopo. A dopo. Ciao. Ciao. Ciao, sono Davide Bianchi e in questo talk vi parlo di Cube Green, un progetto open source che ho creato con lo scopo di ridurre i consumi all'interno dei nostri cluster Kubernetes. In ambiente cloud native tutto quello che facciamo ha un impatto sull'ambiente, dall'invio di una mail al caricare e far l'upload di immagini o di video in cloud, al giocare a videogiochi online, tutto quello che facciamo sta girando su dei server fisici, anche se questi sono lontani da noi. Tanto più che tutto il codice che scriviamo dobbiamo pensare che ha oggi e avrà in futuro un impatto sull'ambiente. E quindi dobbiamo pensare nel tempo come potrebbe scalare l'applicazione che stiamo creando e qual è il modo migliore per farla scalare in modo positivo. Quindi facciamo una breve introduzione a Kubernetes. Kubernetes è un orchestrator che si occupa di deployare e orchestrare le nostre applicative. Kubernetes è un cluster al cui interno ci sono n nodi. I nodi sono l'istanza fisica che contiene un tot di CPU e di RAM fisso, entro i quali possono girare i workload che fanno il lavoro su Kubernetes. I workload sono i pod. I pod contengono al loro interno i container, che sono il codice che effettivamente noi scriviamo. I nodi possono scalare in base alle risorse che vengono allocate all'interno o usate all'interno di essi. E possono scalare anche in modo automatico tramite un horizontal node autoscaler. In questo modo è possibile quindi aumentare o diminuire il numero di nodi in base alle risorse allocate all'interno del cluster. Ma vediamo allora il pod. Il pod ho detto che è un'unità singola che si occupa di fare il lavoro all'interno del cluster. E nella configurazione cioè il pod viene rilasciato tramite una configurazione Kubernetes che si chiama deployment. Ci sono altri modi per rilasciarlo. Adesso parlo nello specifico della risorsa di deployment. All'interno di questa risorsa è possibile per ogni container definire una request di CPU e una request di memoria. Questa è la locazione all'interno del nodo, all'interno del cluster, di una quantità di CPU e di memoria che può essere consumata solamente da questo pod. Ma poi effettivamente, a parte questa allocazione di risorse, quanto consuma il pod dipende da tanti fattori, dipende da come è scritto il codice. Meglio scritto il codice, meno cose inutili vengono fatte, più sarà performante, meno consumerà in termini di risorse. E
in base a quanto sono efficienti gli algoritmi che vengono utilizzati all'interno del nostro servizio. Se poi il nostro è un servizio che espone delle chiamate API, in base al numero di chiamate API aumenterà il consumo di pod. Più chiamate gli arriveranno, più risorse avrà bisogno per sopperire a tutte le richieste in un tempo ragionevole. E poi dipende anche dal framework, dalla tecnologia, dal linguaggio di programmazione che si è usato per creare il servizio o comunque il nostro applicativo. Questo perché in base possiamo avere dei consumi diversi appunto in base alla tecnologia che stiamo utilizzando. In ultimo, è possibile anche, come per i nodi, anche scalare il numero di pod. Come scalano i pod? Possono scalare in modo fissato, fissando un tot di repliche sul file deployment. È possibile modificare il numero di repliche con cui vogliamo rilasciare il nostro servizio in modo statico, oppure definire un HPA, un Horizontal Pod Autoscaler, che ci permetterà di scalare in modo automatico, quindi in upscale o in downscale, i nostri servizi, i nostri pod. Su cosa si basa l'HPA? Si basa sulla request della CPU, sull'allocazione della CPU all'interno del cluster. E si può definire, per esempio, che al 70%, per esempio, una percentuale di utilizzo della CPU allocata, scala il pod in orizzontale, quindi crea altre repliche di quel pod. Allo stesso modo, se il pod è sottoutilizzato, può fare downscale, quindi può diminuire il numero di repliche e quindi ridurre i consumi sul cluster. Questa request di CPU e request di memoria, quindi la CPU e la memoria allocata all'interno dei nodi, sono quelle che poi fanno anche scalare in upscale o in downscale i nodi. Meno allocazione di risorse c'è all'interno del nodo, più facilmente può scalare in down, quindi facilmente può fare downscale e ridurre il numero di nodi. Ma come va l'andamento dei consumi all'interno di un cluster Kubernetes? Al crescere del tempo è probabile che l'andamento dei consumi aumenti. E questo dipende da due tipologie di scaling. Uno scaling positivo, lo scalare bene è dovuto a uno scaling che genera del valore di business, è dovuto per esempio all'aumento dell'utenza, quindi all'aumento delle richieste, delle risorse che servono per sopperire ai consumi da parte dell'utenza, oppure alla creazione di nuove funzionalità. Tutto questo è uno scaling positivo, perché è uno scaling che genera del valore. Però c'è anche uno scaling negativo. Lo scalare male è dovuto al codice inefficiente, quindi se a un aumento dell'utenza non importante devo aumentare il numero di repliche di mio pod in modo considerevole. Questo è uno scaling, ma è uno scaling negativo perché è dovuto del codice appunto inefficiente. Oppure avere tanti ambienti di dev, è facile creare gli ambienti diversi di sviluppo tramite namespace su Kubernetes. Averne tanti, magari alcuni non utilizzati, è poi occupare uno spazio ed è uno scalare male. Oppure anche avere progetti in produzione, quindi utilizzati dall'utente finale, e avere ancora attivi gli ambienti di sviluppo sul cluster, vuol dire comunque di avere dei progetti che sono del tutto abbandonati sul cluster e che stanno consumando senza che qualcuno li utilizzi. Perché comunque anche un pod, anche se non utilizzato, ha un consumo minimo di risorse anche in idle, dovuto a, perché deve comunque, per esempio, un servizio, un server deve essere mantenuto attivo. Ma quindi come facciamo a ridurre lo scaling negativo e avere quello scaling solamente positivo? Allora, per ridurre lo scaling negativo, una soluzione è utilizzare KubeGreen. KubeGreen è un progetto open source disponibile su GitHub con la quale è possibile ridurre lo scaling negativo e quindi gestire al meglio le risorse consumate all'interno dei nostri cluster. Come è nato KubeGreen? Qual è l'idea su cui si basa? Allora, possiamo pensare che la programmazione oggi è gestita a progetti e ogni progetto ha N ambienti di sviluppo e
un ambiente di produzione. L'ambiente di produzione è quello utilizzato, e un ambiente di produzione possono esserci. Vabbè, l'ambiente di produzione può essere utilizzato, cioè viene utilizzato dagli utenti finali, mentre gli ambienti di sviluppo sono utilizzati durante l'ora lavorativa per fare i test, gli UAT, per lo sviluppo effettivo dell'applicazione, può esserci un ambiente di pre-prod, possono esserci N ambienti di no produzione. Questi ambienti, se consideriamo che durante la settimana lavorativa utilizziamo 40, cioè in media si lavora 40 ore, più del 75% delle ore in una settimana sono non lavorative, e quindi abbiamo più del 75% che questi ambienti di non produzione stanno girando, cioè stanno facendo girare il nostro applicativo senza che qualcuno lo utilizzi. Per cui se mettiamo questo concetto di progetto all'interno dei cluster Kubernetes, abbiamo che abbiamo l'ambiente, il namespace, ogni ambiente è un namespace, e abbiamo il namespace di produzione per ogni ambiente, e poi abbiamo N namespace di non produzione. Ognuno di questi namespace ha al suo interno N pod. Questi pod consumano un tot di CPU, di RAM, e allocano un tot di CPU di RAM. Quindi un consumo effettivo per mantenere attivo il pod anche quando non viene utilizzato da nessuno, in nessun modo. E poi l'allocazione di memoria e di CPU dovuta, che comunque occupa parte della memoria della CPU presente sul nodo. Quindi qual è l'idea? L'idea è spegnere i pod e quindi andare ad annullare il consumo di CPU e di RAM e andare a eliminare anche l'allocazione di CPU e RAM. Rimuovendo questa allocazione è possibile che i pod vadano in downscale e quindi si riduca il numero dei nodi, quindi è possibile che questo comporti anche una riduzione dei costi per mantenere attivo il nostro cluster. Ma com'è possibile raggiungere l'obiettivo? Mi sono venute in mente varie strade. La prima, la strada più banale, è quella di spegnere manualmente i pod ogni sera. Se pensiamo che i pod sono rilasciati tramite deployment, i deployment possono modificare in modo statico il numero di repliche dei pod, ed è possibile mettere a zero repliche un deployment. Per cui, a messa a zero repliche vuol dire che che non c'è nessun pod attivo per quel determinato deployment. Quindi quando parlo di spegnere i pod, intendo mettere a zero le repliche dei deployment. Quindi se una possibilità è andare manualmente ogni sera in tutti i nostri namespace di non produzione a mettere a zero le repliche. Ovviamente questa è una soluzione che ho scartato, in quanto verrebbe forse fatta i primi giorni, ma poi scartata in quanto troppo noiosa, non ci si sarebbe ricordati, e comunque è un'operazione manuale che è un po' non è ottimo. Quindi un'altra possibilità è avere un cron job, quindi installare in ogni namespace un cron job che vada in automatico a spegnere i pod, quindi a mettere il numero di repliche dei deployment a zero. Questo è possibile solamente che per modificare le configurazioni di deployment all'interno del cluster si ha bisogno di determinati permessi. E quindi bisogna anche configurare il cron job correttamente, installare un service account all'interno del namespace, diventa qualcosa di un po' più complesso. Per cui ho anche scartato questa possibilità pensando a qualcosa di più integrato con Kubernetes. Qualcosa di più integrato può essere un operator Kubernetes che vada ad orari fissati a spegnere i pod. Un operator Kubernetes comunque è integrato all'interno del Kubernetes, appunto. Un'altra possibilità che mi è venuta in mente è spegnere i pod e poterli riattivare all'arrivo di una nuova richiesta, un po' come viene fatto in ambiente serverless. Quindi arriva una nuova richiesta, magari la tengo anche in caldo, diciamo, aspetto che le repliche ritornino allo stato originale e poi faccio un forward della richiesta per poi far rispondere all'utente, che quindi non si accorgerà neanche che i pod siano andati in downscale. L'ultima possibilità è la migliore dal punto di vista ideale, però è anche un po' più complessa, per cui
preferito concentrarmi sull'operator Kubernetes che vado a spegnere i pod orari fissati e in realtà che vada anche a riattivarli quando un orario fissato possa anche riattivarli. Ho scelto questo perché già potrebbe sopperire alla richiesta di ridurre le risorse all'interno del cluster Kubernetes e poter essere già un primo punto importante per migliorare, appunto, per ridurre lo scaling negativo all'interno del nostro cluster. Ma come si basa? Qual è l'architettura quindi di KubeGreen? È l'architettura di un qualunque, vediamo l'architettura di un qualunque controller Kubernetes, di un qualunque operator Kubernetes. Kubernetes è un controller loop, quindi un ciclo infinito che si occupa di verificare che lo stato desiderato sia sempre allineato allo stato corrente all'interno del cluster. Quindi e tutte le funzionalità core di Kubernetes si basano su questo principio ed è possibile aggiungere delle funzionalità custom tramite le custom resource definition, le CRD. Quindi un utente può cambiare o creare una CRD, questo triggera un evento al controller che tramite un loop, un controller loop che si chiama di reconciliation, va a modificare lo stato corrente su Kubernetes. Se prendiamo questa che è l'architettura di un operator su Kubernetes e associamo a KubeGreen, vediamo che la CRD si chiama slipinfo e qui vediamo un esempio di slipinfo dove abbiamo dei dati, dei metadati della CRD e in più weekdays che dice 1.5 vuol dire dal lunedì al venerdì entra in gioco questa CRD slipinfo e dal lunedì al venerdì addormenta, quindi mette a zero le repliche dei pod alle 20 di sera e le risveglia alle 8 di mattina con la time zone Europe Roma. Quindi la modifica della CRD triggerà un evento al controller KubeGreen che, leggendo la slipinfo appena cambiata, va a modificare lo stato corrente dei deployment, quindi il numero di repliche configurate all'interno dei deployment. Ma vediamo adesso un caso reale. In Mia abbiamo cominciato a installare su un cluster KubeGreen, adesso stiamo installandolo su più cluster, però all'inizio per provarlo abbiamo installato su un cluster. E abbiamo visto, appena installato questa, dopo 2 settimane che abbiamo installato, questa situazione. In questo caso sono raffigurati una 15ina di namespace, di cui 3 di questi sono addormentati, cioè hanno attivo la slipinfo, e quindi vengono addormentati di notte nel weekend. Vediamo sulla sinistra che prima di integrare KubeGreen abbiamo un consumo di CPU attorno alle 2 CPU, e un andamento ad onda quadra dove c'è il picco che è durante l'orario lavorativo e la valle che è durante la notte, dove c'è la valle più lunga è il weekend. Così lo vediamo sia sopra che è il grafico della CPU che sotto che è il grafico della memoria. E vediamo che il consumo effettivo di CPU riduce da 2 CPU a 1 CPU e mezzo e il consumo effettivo di memoria va dai 28 giga ai più o meno 15 gigabyte consumati. Quindi c'è un decremento di più o meno mezza CPU e consumata effettivamente e più di 10 gigabyte di memoria consumata in meno. Questo è il consumo effettivo. Ma vediamo adesso nel caso dell'allocazione di CPU e poi vedremo l'allocazione di memoria. Se guardiamo la riga verde è l'allocazione della CPU che va da un 15 o 14 CPU a 12 CPU, quindi c'è una riduzione di 2 CPU di allocazione di memoria avendo spento questi 3 namespace. Considerando che noi abbiamo nodi da 2 CPU, potenzialmente un nodo potrebbe spegnersi all'interno del cluster. Quindi lo spegnimento dei nodi può portare a una riduzione dei costi per mantenere attivo il nostro cluster.
e vediamo che la memoria passa comunque la request, quindi l'allocazione, da un 35 giga di memoria allocata a 20 giga di memoria allocata. Quindi un 15 gigabyte di memoria allocata in meno per questi treni spinti. Da quando l'abbiamo integrato adesso, abbiamo integrato su più, un po' di più di namespace, su namespace che possono essere effettivamente spenti di notte e nel weekend all'interno del cluster. E vediamo che il numero di pod totali è 1000, mentre nel weekend è 600, quindi abbiamo 400 pod in meno durante i weekend e le notti. E il consumo effettivo, il consumo vero di memoria e di CPU all'interno del cluster passa da 30 da 50 GB durante le ore lavorative a 30 durante il weekend, quindi c'è una differenza di 20 GB di memoria consumata, meno 20 di memoria consumata ogni weekend ed ogni notte, e o meno 3 CPU consumate ogni weekend e ogni notte. La memoria allocata e la CPU allocata in realtà è molto di più rispetto a quella utilizzata, e quindi passiamo ad avere meno 30 GB di memoria allocata e meno 14 CPU allocate. Questo vuol dire comunque che i nostri nodi possono andare in downscale di qualche nodo, e questo comporterebbe comunque una riduzione dei costi significativa, ma soprattutto possiamo vedere che, cioè, spegnendo i nodi andiamo effettivamente a consumare meno, anche, cioè a usare proprio meno risorse poi fisiche, oltre al fatto che il consumo di memoria e di CPU comunque viene ridotto di molto. Vediamo adesso una demo, una dimostrazione live di come funziona Sleepinfo. Qui abbiamo, ho installato in locale Kind, Kubernetes in Docker, che mi permette di utilizzare un cluster Kubernetes effettivo in locale. Vediamo che qui ci sono tre deployment su questo namespace. Uno è Donut Sleep, che andremo a non addormentare tramite KubeGreen, e tre, cioè un deployment che con una replica, un deployment con quattro repliche, quindi che rilascia quattro pod, questi quattro pod. Andiamo a scrivere la sleepinfo e applicare la sleepinfo sul cluster. Quindi la CRD sleepinfo, nel metadata name working hour, possiamo chiamarla test. Weekdays, mettiamo qualunque giorno della settimana, non ci interessa il giorno effettivo della settimana, 10, 31, 10, 32, si risveglia. E vediamo che l'exclude ref è non ottenuto. Quindi posso applicare all'interno del cluster, creata, e vediamo, mi metto un watch per vedere i pod, e vediamo che vengono terminati. Vengono terminati i pod anche se non sono ancora al 10.31, perché in realtà la configurazione scritta qua ha un intervallo di un minuto. Quindi quando configuro sono le 10.31 più o meno un minuto, le 10.32 più o meno un minuto. Quindi erano le 10.30, 10 passate, è configurato le 10.31, quindi la sleepinfo va subito ad addormentare i pod. E vediamo che Donut Sleep non viene comunque addormentato. Qui possiamo vedere i deploy all'interno del namespace. C'è Donut Sleep che rimane ready 1 su 1, e per esempio questo che possiamo andare a vedere, get deploy, possiamo andare a vedere che è stato modificato il numero di repliche a 0. Quindi qua andiamo a vedere, le replica adesso è 0. Stessa cosa per l'eco service con replica 4. Intanto andiamo a vedere qua che tra una trentina di secondi KubeGreen andrà a rimettere il numero di repliche esattamente come erano prima, quindi per il deploy con una replica ritornerà una replica, con il deploy di 4 repliche ritornerà 4 repliche. Queste informazioni se le salva su un secret che è all'interno del namespace, quindi rimane comunque tutte le informazioni all'interno del namespace specifico. Vediamo che appena passate le 10.32 si stanno andando a
risvegliare i pod che ritornano ad una replica e continuano a funzionare come prima senza nessun tipo di problema. Ok, qui è possibile anche andare a togliere la wake up. Questo con sleep e wake up è da utilizzare nel caso di namespace di in sviluppo, quindi quando comunque c'è un team che magari tutte le mattine della settimana deve lavorarci, allora voglio anche che non debba rifare ogni volta il deploy, ma si ritrova tutto pronto. Volendo, possiamo anche togliere la wake up e addormentare solamente il namespace. Quindi finché non ci sarà bisogno di fare un redeploy e quindi riavere tutti i pod attivi all'interno del cluster, possiamo andare a spegnerlo se per esempio non abbiamo visione di quando e tra quanto tempo riprenderà lo sviluppo su questo namespace, oppure altro, oppure semplicemente non riprenderà lo sviluppo, però non vogliamo ancora cancellare il namespace di no prod dal cluster e quindi vogliamo solamente ridurre i nostri consumi, quindi il nostro scaling negativo. Vediamo adesso qual è la roadmap di KubeGreen. Questa roadmap è un po' sono mie idee che avevo inizialmente e mi sono venute in mente durante il proseguo dello sviluppo, e un po' di idee sono arrivate dai team che adesso stanno integrando nei loro cluster KubeGreen, appunto. Possibilità sono salvare uno storico delle modifiche fatte dal controller sul cluster. Questo può portare ad avere comunque alcune informazioni sullo storico, è sicuramente interessante. Sospendere con un job. Al momento KubeGreen lavora solamente sul numero di repliche all'interno del cluster, del deployment. Potremmo anche sospendere con un job di modo che non si riattivino nel caso, cioè per esempio possono esserci dei con un job che contattino dei servizi all'interno del cluster che però sarebbero spenti. E quindi è meglio sospendere anche il cron job per evitare che vada in errore. Fare un front-end per gestire le risorse e visualizzare lo storico e una dashboard per visualizzare il risparmio energetico. Sarebbe bello il risparmio energetico in termini di CO2 equivalente. E poi magari anche con i costi, perché comunque abbiamo visto che con l'uso di KubeGreen può portare a spegnere anche i nodi e quindi una riduzione anche dei costi per il mantenimento dei cluster. Poter sospendere il funzionamento, quindi poter abilitare o disabilitare tramite CRD il funzionamento, fare un trigger immediato sia di sleep che di wake up, usare delle custom metrics per decidere se fare la sleep e poi poter fare il restart nel caso di chiamate API che arrivano al namespace che è stato spento, quindi quello che dicevo prima, un po' il server, l'architettura serverless, capire come mantenere magari anche in caldo la richiesta e poi farla proseguire. Quali sono le alternative a KubeGreen? Io in realtà non conosco delle alternative, però se voi le conoscete sono molto interessato a conoscerle, sia per poterle magari integrare o collaborare, che per capire magari hanno avuto idee diverse, cosa può essere utile per ridurre il consumo dei nostri cluster, che comunque è l'obiettivo finale. Quindi vi ringrazio per l'attenzione e qui c'è un link al repo di KubeGreen e spero che possiate utilizzarlo. Grazie. Eccoci qui. Come? Bello, mi è piaciuta l'idea perché io non lo so quanti siete mia, siete 1, 2, 1000 persone, 10.000. Ma adesso siamo in 100. Inizia a essere un bel numero di persone, quindi sì. Diciamo che immagino che abbiate anche un'infrastruttura che inizia a essere abbastanza grossina, insomma. Sì, poi abbiamo un po' di cose in produzione. Diciamo più di un cluster, ne abbiamo un po', a parte prod e no prod, però su vari cloud provider e alcuni dedicati. E in alcuni cluster invece ci sono tanti progetti diversi, quindi era proprio un'esigenza che cominciava a nascere
e appunto parlando poi con dei colleghi su quanto comunque stavamo sprecando di risorse, perché comunque un pod che gira, senza che faccia nulla è uno spreco di risorse. E allora mi è venuta in mente l'idea che portavo avanti con E lui. infatti volevo appunto chiederti, ci racconti qualcosina di più su di come è nata questa idea? Perché pensandola, ascoltandola, cioè è qualcosa che se a una persona sta a cuore il tema e non sta a cuore solo dal punto di vista economico, e magari di questo ne parliamo dopo, è proprio una di quelle feature, direi, che rischiano proprio di essere in fondo al backlog, no? In fondo alla lista delle priorità, perché è un problema che appunto mi sembra risolvibile semplicemente aumentando un pochino le spese, no? Soprattutto quando un'azienda ha delle dimensioni grosse in cui insomma l'infrastruttura è una voce di costo importante, però insomma non è che spegnendo due o tre server, come sto semplificando ovviamente, risparmiamo chissà quanti soldi. Invece questa cosa, al di là dell'impatto economico, ha degli altri benefici, no? Quindi, come è nata questa idea? Come hai convinto? Se c'è stato bisogno di convincere i tuoi colleghi, i tuoi manager a fare questa cosa? No, vabbè, allora l'idea appunto è nata parlandone con alcuni colleghi, poi l'ho fatta durante, diciamo, perché poi anche comunque internamente in azienda è qualcosa che era piaciuto come idea, però appunto non era la prima priorità. E allora l'ho portata di sera, diciamo, come progetto open source appunto per crearlo in autonomia, tanto. Cioè, in realtà perché mi è piaciuto, volevo cominciare come, visto che avevo deciso di farlo come operator, volevo provare a creare un operator, quindi anche dal punto di vista tecnico, diciamo che volevo imparare qualcosa di nuovo e quindi mi sono buttato e ho provato anche a vedere se l'idea potesse funzionare effettivamente, perché poi era solamente all'inizio un'idea. Vai, scusami, ti stavo No, e sì, interrompendo. poi il punto perché con Kubernetes appunto quello che hai è che basta aggiungere un nodo, ogni pod che aggiungi in realtà non ti accorgi neanche perché l'infrastruttura è così lontana, l'aggiunta dei nodi è così semplice che non ci si accorge neanche in realtà di quanto si stia consumando. E quindi è proprio qualcosa che appunto prima ancora della ricaduta sui costi, perché comunque un po' di ricaduta c'è, che è quella che può diciamo un po' più attrarre da un certo punto di vista, però l'idea iniziale è appunto nata nonostante i cloud provider più grossi abbiano anche energia green, in realtà comunque meno si consuma a livello di energia, meglio è. Perché vuol dire che qualcun altro può utilizzarla quell'energia che se a me non serve, tanto vale che la libero. Cioè. Sono assolutamente d'accordo, mi trovi d'accordo e sì, vedo proprio questa, ascoltandoti, c'è proprio poi questa difficoltà a comprendere un valore che è futuro, che magari non ha direttamente impatto sulla nostra di realtà. Però appunto a questo punto io la domanda te la faccio, avete risparmiato quanto, cioè oltre al risparmio energetico, che quello è un beneficio che tocca tutti, direi, no? Però voi come azienda, in primo luogo, avete risparmiato perché guardando i tuoi grafici, pod consumati, memoria allocata e memoria consumata, CPU allocata e CPU consumata, io due, cioè, ho visto dei bei grafici su quel grafana che hai mostrato, no? Sì, quei grafici sono poi comunque su pochi namespace perché ai tempi, cioè quelli che riuscivo a vedere tramite quella dashboard. Quindi adesso che sono su un terzo del cluster attivato Kube Green, comunque i benefici sono ancora maggiori e quello che, come poi ho fatto vedere i numeri, di allocazione di CPU sono 14 CPU in meno. Noi abbiamo nodi da 2 CPU l'uno, questo vorrebbe dire teoricamente un risparmio di 7 nodi. Dopo non è esattamente così, nel senso che non è che è veramente che togli due CPU e togli un nodo, devi anche configurare. Abbiamo scoperto, per esempio, che
fare il downscale di un no dei nodi di un cluster non è banale, nel senso che comunque bisogna mettere determinate configurazioni corrette, pod disruption budget e altro. Però una volta configurato tutto, abbiamo fatto delle stime e si va a risparmiare, cioè, considerando che ogni notte, ogni weekend si spengono sui 5 nodi, vuol dire che andiamo a risparmiare comunque qualche centinaio di euro al mese, adesso non... Che non è male, nel che non è senso, male, comunque magari ci si paga una conferenza, una formazione, un libro, no? esatto, sì. intanto arrivano i commenti e le domande che vi ricordo, qui cliccate stage e poi di nuovo stage sulla destra del vostro monitor, chat e Q&A, li potete fare sia nella chat che in Q&A, c'è Giulia che modera assieme a Michela dietro le quinte. Non aspettate troppo perché poi a un certo punto noi siamo live, quindi andate, fateci domande. Ti faccio la prima che arriva da Matteo Vivona, che dice: "Tool fantastico", e questo è un bel complimento che ribecchi. "Nella repo di GitHub sono attive le discussion per potersi confrontare con i maintainer del progetto?" Quindi chiede, c'è una discussione attiva su... Ho visto che hai una Sì, roadmap, poi molto interessante. sono attive sicuramente le issue, le discussion penso siano attive, comunque oggi controllo nel caso l'attivo, comunque è aperto il discorso, anche quale che sarà la roadmap, la richiesta di funzionalità, eccetera, è tutto in divenire, per cui se chiunque ha delle idee o altro, sono disponibile a sentirlo e a confrontarci. Sì, credo che poi nella domanda ci sia anche un po' di, forse è un hint, come si dice in italiano, un piccolo suggerimento nel creare una community attorno al progetto. Questo io credo di leggere dietro le quinte, non so se interpreto bene, perché poi i progetti open source come il tuo, adesso vedo che hai già un po' di star, quindi andate su GitHub Davide Bianchi slash kube-green e cliccate star così rimanete aggiornati rispetto alle nuove commit, ma appunto, oltre a questo, non servono solo persone che scrivano codice, battano sui tasti, sulla tastiera, ma che anche abbiano delle buone idee per migliorare la roadmap, immagino, no? Perché poi Esatto. il progetto va avanti con il codice, ma anche con l'interesse, come qualsiasi Con l'idea, progetto esatto. open source. L'altra domanda arriva, che c'è per adesso, è di Emilio Junior Franceschetti, spero di averlo pronunciato bene, che anche lui dice molto interessante. Oltre alle chiamate HTTP, si possono riattivare i pod alla presenza di messaggi su una coda Rabbit, ad esempio? Cioè, quali sono le metriche, immagino, che vai a Sì. sorvegliare, su cui vai a Sì, fare poi chiaro. Al autoscaling? momento è statico, nel senso è proprio ad orario, diciamo, la riattivazione. Sicuramente può essere un'idea per un'evoluzione futura il essere nascosto, come dicevo nel talk, una delle prime idee che mi era venuta era, in caso di una chiamata HTTP, risvegliare il namespace, però potrebbe essere anche date delle custom metrics e quindi delle metriche custom, come per esempio la presenza di messaggi ed eventi sulla coda Rabbit MQ, riuscire a risvegliare il namespace dicendo: "Guarda, c'è del lavoro", mettiamola così. Questo è ancora in divenire, devo capire anche come gestirla. Se qualcuno appunto ha anche idee, sono apertissimo a parlarne, a confrontarci. Comunque, mentre per l'HTTP qualcosa avevo in mente, appunto su questo non ci ho ancora pensato, però era appunto dell'idea, noi per esempio in MIA utilizziamo Kafka, per cui essere in ascolto se ci sono eventi su Kafka, che immagino sia molto simile come concetto. Ecco, io stavo proprio guardando il tuo codice e c'è una cartella che si chiama una directory, pardon, che si chiama test data, dentro cui ci sono, non so come sia il pattern di sviluppo di questo, ma credo che tu abbia scritto dei test, in un certo senso ci siano dei dati di mock su cui poi hai fatto degli esperimenti, ho capito bene, nel Sì, nel repository. senso dentro Ok. test data ci sono due esempi della CRD che si chiama Sleep Info. Ah, Uno ok.
per working hour, quindi diciamo l'orario lavorativo che dalle 8 alle 8, diciamo. Ok, e l'altra? E un'altra è senza la wake up, quindi che non poi non risveglia il Learning Space. Sono proprio due che ho utilizzato per fare dei test e altro. Esatto, e quindi magari se qualcuno ha un caso d'uso come quello che descrivevamo poco fa sugli eventi e non sa come cosa scrivere, come implementare, magari si potrebbe partire da un test e poi ci aiutiamo, diciamo, a scrivere il codice che soddisfi quel test. Poi dico bene, ci sono altri modi di contribuire al tuo progetto? Questo è il primo che mi viene in mente. Beh, questo sicuramente. Poi, vabbè, la prima cosa direi che è provarlo su un cluster. Sulla repo c'è anche un tutorial per provarlo, come ho fatto la demo adesso cioè in locale, e quindi poterlo provare, poter vedere quali sono poi i punti forti di Kube Green, e poi da lì capire come poterlo estendere sicuramente. Senti, l'ultima domanda che ti faccio, poi ti lascio anche qualche minuto, siamo quasi verso la pausa e poi ci rivedremo più tardi, ma cose che sono andate male, se ce ne sono state, nel senso è capitato che alle 9 del mattino si svegliassero degli sviluppatori e dire no, il cluster è spento, non possiamo lavorare o cose del genere. Cosa hai imparato? Cosa avete imparato come team? Allora, sì, sono andate male alcune cose all'inizio, nel senso che la prima cosa che mi viene in mente è, per esempio, che quello che ho utilizzato per creare poi l'Operator, che è un tool open source, si chiama Operator SDK, gestisce una concorrenza di un evento alla volta. E quindi, no, un giorno che avevo messo una decina di il primo giorno che avevo messo una decina di namespace, non sono riuscito ad addormentarsi tutti, ma solamente i primi due o tre, perché poi gli altri c'era un tempo troppo piccolo in cui poteva agire Kube Green, diciamo, e quindi ho dovuto sistemarlo, perché a un certo punto, appunto, ho guardato di 10 namespace che dovevano essere cioè, tutti addormentati, ce n'erano due o tre. Cosa è successo? E quindi, però poi appunto ha risolto, adesso riesce a gestire molti, molti di più. Esatto. Bene, ciclo di sviluppo veloce si impara dalla pratica, cosa migliore. Davide, io ti ringrazio. Se vuoi, abbiamo ancora un minuto per, non lo so, suggerire un libro, chiedere soldi per il tuo progetto, dare degli spunti, altrimenti dimmi tu. Ma direi solamente provate Kube Green e scrivetemi Ottimo. per qualunque cosa. Davide non vi mangia, insomma. Di nuovo, complimenti ancora, una bella idea, speriamo che si evolva e magari l'anno prossimo ci rivediamo con un talk nuovo e avrai una community, ti auguro, di 1 milione e 1 miliardo di persone. Alla Grazie. prossima. Alla prossima, Ciao. ciao.